Parasect, Pokémon fungo, diffonde spore tossiche che in Cina si utilizzano come erba medicinale. Poche giornali di Pokémon rosso fuoco e verde foglia. LT Surge, pare che in America, dove è nato, facesse il pilota. Il suo aereo era alimentato con l'energia dei Pokémon. Ghastly, essere gassoso capace di far cadere un elefante indiano avvolgendolo nel giro di 2 secondi. Un momento. Spore tossiche utilizzate in Cina come medicinale, il capopalestra di Aranciopoli nato in America, elefanti indiani. Un tempo quindi nei vecchi titoli il mondo dei Pokémon e quello reale erano la stessa cosa. Ed è quello di cui parleremo oggi, di quando i giochi Pokémon erano ambientati nel nostro mondo. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di Tempo Via, la rubrica dove parliamo di tutto quello che riguarda il passato del mondo dei mostriciattoli tascabili. Prima di cominciare lasciate un mi piace per supportarmi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo contenuto. Detto questo, possiamo cominciare. Nei primi titoli Pokémon i collegamenti col mondo reale erano davvero tanti. Negli ultimi giochi invece il nostro mondo è quasi esclusivamente una fonte di ispirazione per luoghi o personaggi, e gli animali invece continuano ad esistere nelle descrizioni della categoria dei Pokémon, come ad esempio Pokémon Topo per Raichu o Pokémon Paguro per Slowbro. Logicamente però, se topi e paguri non esistono nel mondo dei Pokémon, queste categorie risultano quantomeno bizzarre. E partiamo proprio da qui, e quindi dagli animali. In passato i riferimenti agli animali del mondo reale erano molto marcati ed erano presenti ovunque, nei giochi, nelle carte, nelle illustrazioni e soprattutto nell'anime Pokémon, dove abbiamo i casi più famosi e conosciuti. Nella serie originale i casi di animali negli episodi erano davvero molto comuni e dato che sarebbe complesso elencarli tutti, vi lascio la fonte dove potete consultare l'elenco. Citerò quindi solo quelli più famosi. Nell'episodio La sfida del samurai, Ash indossa un costume da mucca, ai tempi in cui Miltank ancora non esisteva. Nell'episodio Il fantasma della scogliera, invece, Ghastly, per spaventare Ekans, si trasforma in una mangusta. Varie volte invece Meow è stato mostrato mentre mangia un pesce o altri animali. E ancora, nell'episodio Il segreto di Misty, quelli che Ash guarda sono ovviamente dei pesci in un acquario, ed i pesci sono tra l'altro gli animali che compaiono più di frequente, come anche i crostacei, e quasi sempre sotto forma di cibo. Nei primi episodi dell'anime Pokémon era chiaro che umani, animali e Pokémon vivessero tutti nello stesso mondo. Tali animali, inoltre, nella serie animata, così come nelle illustrazioni di alcune carte, erano rappresentati anche mentre interagivano con i Pokémon. Nell'episodio Jurassic Pokémon viene mostrata la statua di un Kabutops che divora un grosso pesce, un Weeping Bell con un uccellino sopra di sé, e invece presente nell'illustrazione di una carta. E sempre in un'altra illustrazione troviamo una rana accanto ad Oddish. E ci sono anche tanti altri casi. Per quanto riguarda invece strettamente i giochi, i riferimenti più insistenti agli animali si potevano trovare quasi sempre all'interno del Pokédex. Nella descrizione del Pokédex di Bellsprout di rosso, verde, blu e verde foglia veniva affermato che il Pokémon si nutriva di insetti. Nella descrizione inglese di Lickitung invece, di rosso e verde, veniva detto che il mostriciattolo poteva allungare la sua lingua come quella di un camaleonte. In quelle di Raichu, come in quella di Ghastly invece, che potevano abbattere un elefante indiano. Ed anche fuori dal Pokédex non mancavano i riferimenti agli animali. In Pokémon rosso, verde, blu e giallo, la classe allenatore avicoltore aveva uno sprite con un vero e proprio uccello fuori dalla gabbia. Sulla MN Anna, uno degli chef a bordo della nave menzionava 3 piatti del menù, con anguilla al barbecue, salmone e bistecca di manzo. In uno degli artbook dei giochi di prima generazione si poteva trovare una reale zanzara nell'artwork dell'Ambra Antica, che permette di rigenerare Aerodactyl. Nell'idea iniziale della serie Pokémon gli animali quindi erano presenti, ma in un mondo che sembrava fortemente ostile a loro, in un numero estremamente ridotto rispetto ai Pokémon, perché completamente assoggettati alle altre due specie dominanti,
quella degli esseri umani e quella dei Pokémon. Gli animali, sia nell'anime che nei giochi, venivano trattati quasi esclusivamente come delle prede. Comparivano rinchiusi in grandi acquari, cucinati e serviti a tavola, presenti nei menu o addirittura come trofei appesi in una parete. E badate bene che anche i Pokémon erano preda dell'uomo, e lo sono tuttora. Lapras, ad esempio, secondo le descrizioni dei primi titoli, è stato portato quasi all'estinzione, ed il Team Rocket in oro e argento tagliava e rivendeva la coda dei poveri Slowpoke. Il problema però è che, nel caso dei Pokémon, si tratta di casi specifici, ma degli animali sembrava davvero essere esclusivamente questo l'unico destino, non avendo questi nessun potere e preferendo gli umani sicuramente la compagnia di un Pokémon ad un animale. Un mondo con uno squilibrio del genere risultava estremamente grottesco, ragion per cui col tempo i riferimenti agli animali sono quasi tutti spariti dalla serie, salvo alcune eccezioni come Luminopoli in X ed Y, dove c'è un ristorante in cui viene servito del pesce fresco, ma in generale è stato quasi tutto sostituito dai Pokémon, che sono l'equivalente degli animali. La quarta generazione, con la sua cosmogonia, è quella che ha portato più ordine in assoluto in questo strano mondo umano, animale e Pokémon, ed è da quel momento, secondo me, che è cominciato un processo di riscrittura del mondo Pokémon conosciuto. Ad esempio, in uno dei miti che si possono leggere nella biblioteca di Canalipoli, viene esplicitamente detto che un tempo i nativi della regione si nutrivano di Pokémon, ed è importante il fatto che non siano stati menzionati gli animali. Questa riscrittura gradualmente è passata per i Pokédex, nei casi in cui venivano citati degli animali, che sono stati tramutati in specifici Pokémon. Il caso più recente è quello di Raichu, in Leggende Pokémon Arceus. Come abbiamo visto, il Pokémon topo, fino alla settima generazione, stando al Pokédex, poteva buttare giù con le sue scariche elettriche un elefante indiano, animale di ispirazione per Koparaja. La descrizione del Pokédex di Raichu in Leggende inserisce appunto un Koparaja, eliminando definitivamente l'ambiguo riferimento all'animale del mondo reale. Alcune resistenze degli animali nel mondo Pokémon, come già detto, sono tuttavia sempre presenti nelle categorie dei Pokémon e nelle mosse esclusive di Vespiquen, dove quest'ultima continua ad evocare delle api, anche se nel corso delle generazioni queste sono diventate via via sempre più stilizzate, quando all'inizio erano invece palesemente delle api del nostro mondo. Nei primi titoli Pokémon, però, non erano presenti soltanto animali, bensì anche alcuni luoghi del mondo reale. Come detto a inizio video, nei vecchi titoli veniva affermato che L.T. Surge fosse americano, dichiarando quindi l'esistenza del continente in quel mondo. Così come l'esistenza della Cina, dove venivano utilizzate le spore tossiche di Parasect come medicinali. I riferimenti però al mondo reale non si fermano qui. Nella descrizione del Pokédex di Xatu, fino ad HeartGold e SoulSilver, veniva detto che in Sud America si dicesse che il suo occhio destro vedesse il futuro e quello sinistro il passato. Nella descrizione invece di Pokémon Smeraldo, viene detto che Regice è formato da ghiaccio proveniente dall'Antartide. La descrizione di Arcanine fino alla quarta generazione parlava di questo Pokémon citando delle leggende cinesi o parlando di quest'ultimo direttamente come di un Pokémon orientale. Uno scienziato della Sylph dice che una delle sedi operative si trovano in Russia, ed infine lo stesso Mew, secondo i diari della Villa Pokémon, è stato scoperto sempre in Sud America. Nei primi giochi quindi c'erano sia animali, sia Pokémon, sia regioni reali, sia regioni fantastiche, tutto quanto nello stesso mondo. Ma quindi canonicamente nei primi titoli gli animali, gli esseri umani, vivevano tutti nella terra che noi conosciamo? Per cercare di dare una risposta a questo è doveroso citare un'intervista del 2012 di Game Informer, fatta ai due storici membri del team di Game Freak, Junichi Masuda e Takao Unno. In questa intervista furono fatte alcune scottanti domande circa il mondo dei Pokémon, e tra di queste alcune in particolare provano a dare risposta alla confusione dei vecchi titoli. A Masuda venne dapprima chiesto se nel mondo Pokémon fossero tutti vegetariani o se ad esempio mangiassero bistecche di Tauros, e Masuda rispose così: c'è un sacco di frutta e verdura nel mondo dei Pokémon. C'è anche una varietà di snack e varie caramelle e quant'altro che provengono dalle diverse regioni. Il mondo dei
Pokémon è molto più avanzato tecnologicamente del nostro mondo. Quindi forse c'è probabilmente un sacco di cibo diverso a cui non possiamo nemmeno pensare. Un'altra domanda invece andò ancora più nello specifico, e a Masuda venne chiesto se il mondo Pokémon fosse quindi una versione alternativa, futura, presente o passata della Terra. E la sua risposta fu questa qui. In realtà non pensiamo al mondo dei Pokémon come la Terra. Se lo facessimo, saremmo un po' limitati da ciò che potremmo fare. Se pensassimo a come funzionano gli oggetti fisici ed i vari elementi sulla Terra, saremmo sicuramente limitati. Pensiamo ad essa come ad un luogo che è molto simile alla Terra, ma è un pianeta diverso, con persone che possono essere simili a quelle della Terra, ma che hanno valori diversi e quindi si preoccupano di cose diverse. Non fu ricordato in questa domanda a Masuda che nei vecchi titoli erano presenti i capopalestra americani e chef che cucinavano il salmone, ma è comunque evidente che nel 2012 l'idea di Pokémon era divenuta questa, quella di un mondo fatto soltanto di esseri umani e Pokémon, esseri umani molto simili a quelli reali, ma che vivevano in un mondo che possiamo definire ideale. Una terza domanda fu poi ancora più diretta, e venne chiesto a Masuda se quindi gli umani nel mondo Pokémon fossero una specie di Pokémon, come noi umani siamo una specie di animale, e Masuda rispose così. Gli umani sono decisamente separati dai Pokémon. Sulla Terra abbiamo mammiferi e rettili, tutte queste diverse categorie. Nel mondo dei Pokémon sono tutti Pokémon, non li categorizziamo esattamente in quel modo. Quindi sì, gli umani sono decisamente separati dai Pokémon. La risposta, insomma, era sempre e solo una. Il mondo dei Pokémon non era quello degli esseri umani, ed erano due cose totalmente separate. Possiamo quindi affermare che almeno dai titoli di quinta generazione in poi, nell'idea del team di sviluppo, i collegamenti al mondo reale non erano intesi come nei primi titoli. Certo, in questa intervista non vennero presi in considerazione gli elementi reali già presenti nei vecchi titoli Pokémon, e quindi non ci danno una vera e propria risposta, ma possiamo affermare che almeno dai titoli di quinta generazione in poi, nell'idea del team di sviluppo i collegamenti al mondo attuale non erano intesi più come nei primi titoli. E col tempo sono sfumati sempre di più, lasciando spazio esclusivamente ad un mondo popolato da Pokémon in luoghi totalmente di fantasia, salvo qualche piccola eccezione. Ad esempio, attualmente LT Surge in Let's Go Pikachu ed Eevee non viene più chiamato l'americano, ed il collegamento al mondo reale è quindi stato eliminato in maniera definitiva. Questo cambio di rotta inoltre è comprensibile. Citare luoghi reali poteva soltanto confondere il giocatore, ed inserire animali, specialmente se in situazioni scomode, risultava incoerente con quel mondo ideale di cui ci parla Masuda nell'intervista, dove gli umani sono talmente tanto avanzati da avere un cibo alternativo. Credo quindi che col tempo l'universo Pokémon eliminerà in maniera definitiva i riferimenti al mondo reale, lasciando spazio esclusivamente a quello di pura fantasia. Ma è comunque interessante sapere che nei primi giochi esisteva un mondo Pokémon unito al nostro e che sicuramente non rivedremo più. Adesso però voglio sapere la vostra. Conoscevate già queste informazioni? Sapevate che la Sylph aveva una sede in Russia? Che Arcanine era un Pokémon leggendario cinese? Fatemelo sapere qui sotto, grazie mille per aver guardato, in descrizione come sempre trovate tutte le fonti e noi ci vediamo sempre qui in un prossimo video.